Mentre guarda che ha fatto Pietro, San Pietro, quando è andata la donna ha detto, ma tu sei uno di quei discepoli. Ha detto Pietro, no, per carità, perché ha mentito, perché si è voluta salvare la pelle. Ecco la differenza che c'è tra Dio e l'uomo. L'uomo mente per salvarsi la pelle. Dio dice la verità per andare in croce. È il cuore della rivelazione per me. E quando Cristo sta di fronte a Caifa, ecco perché io sono cattolico e non, su quello non ci sono dubbi. Poi, malgrado le apparenze, dice, ma tu hai detto, io se non avessi questa fede, questi discorsi sulla proprietà della moneta non avrei neanche iniziati, perché io so che andiamo a toccare il vero vertice della sovranità mondiale. E allora su queste cose vie di mezzo non ce ne sono. Qualunque ne sia il rischio, noi sentiamo il dovere di farlo, se no le nuove generazioni non avranno altra scelta che quella tra il suicidio e la disperazione, perché domina ormai la moneta di Satana. La moneta di Satana domina in tutto il mondo, il dollaro, la sterlina, il marco, la peseta, la lira, sono tutte monete nominali, fatte con la regola dell'eucaristia di Satana. Tutti i popoli del mondo sono poveri perché hanno un debito pari a tutto il loro denaro. Ecco la ragione per cui la differenza che c'è tra la nostra scelta e quella della cultura corrente. Noi sappiamo che stiamo rischiando, però sentiamo il dovere di farlo, perché altrimenti le nuove generazioni non avranno altra scelta che quella tra il suicidio e la disperazione. E naturalmente queste cose, quando noi le diciamo con dovizia di argomenti, non è più un'invenzione, è una constatazione. Noi pretendiamo di essere creduti perché non abbiamo altra possibilità che dire la verità a qualunque costo. Noi sappiamo che il vero scopo, che la ragione per cui io dico questo, perché dire la verità, diceva San Giovanni, la verità vi fa liberi, riportando le parole di Cristo. Sì, lo so che è una battaglia pesante, una battaglia estenuante, è una battaglia che ci lascia isolati rispetto all'ambiente che oggi è conformista e rispettoso del dominio della grande usura. Però come facciamo a non farlo? Avendo scoperto certe verità, abbiamo il dovere di dirle. È nostro orgoglio e motivo di vanto constatare che la prima volta che si sta formando una cultura monetaria, finalmente non solamente in Italia ma in tutto il mondo, si parla del CIMEC. Perché il CIMEC fa paura a questo ambiente? Perché sul CIMEC ci sono scritte tre parole: proprietà del portatore. Sapete che vuol dire proprietà del portatore? Che non è proprietà della banca, nasce di proprietà del cittadino. Quindi la banca non può chiedere in restituzione il CIMEC, perché non lo ha dato in prestito all'atto dell'emissione. Tanto semplice. Ecco la ragione per cui in tutto il mondo si parla del CIMEC, in tutto il mondo si parla di Guardia Grele. Io ho detto, perché è nata Guardia Grele? Perché è un popolo intelligente, è un popolo che, con tutti i suoi difetti, le sue contraddizioni, è un popolo vivace. È un popolo che ha avuto la carica per trasmettere al mondo un messaggio nuovo. Ecco perché mi piace e io sono orgoglioso della mia guardiesità e della mia abruzzesità. Veramente, i posteri ci giudicheranno, ma una cosa è certa, io non ho solamente il presagio, ma molto di più. Io ho la certezza di vittoria e noi vinceremo perché? Per ragione elementare. Malgrado le apparenze, Dio è più forte di Satana.
Come ti sei avvicinata alla politica? 30 secondi. Non si vede qualcuno in giro da quelle parti che può dire da qualche cristiano? Anni di studi di economia, nessuno mi ha mai interamente parlato di moneta, di valore della
il valore della moneta all'atto delle missioni. Se voi prendete qualsiasi libro di economia, dal Samuelson, altri libri più importanti, io studiavo puntualmente, cioè, nessuno vi dice di chi è il valore della moneta, chi è il proprietario della moneta, non lo dice nessuno. E un motivo c'è. E grazie al professor Olivi l'ho capito, insomma, per questo. E lo recitiamo tutti quasi. Supplica la Madonna di Fatima per la difesa dell'umanità dalla gran chiusura. Madre Santissima, oggi i popoli del mondo sono soffocati e oppressi sotto il peso della gran chiusura che li espropria del loro denaro e dei loro beni. I popoli del terzo mondo, prima di essere dilaniati dalla fame, sono dilaniati dal debito. Noi ti supplichiamo, Madre di Dio e Madre nostra, di intercedere presso il tuo Santissimo Figlio perché liberi l'umanità dall'angoscia imposta dai padroni del denaro. Fa che sin dall'emissione ogni popolo sia riconosciuto proprietario e non debitore del suo denaro. Fa che si sostituisca finalmente alla moneta debito e alla moneta proprietà, al numero della bestia e al numero dell'uomo, e che l'umanità possa vivere tempi nuovi a dimensione umana. Questa preghiera è stata approvata anche il vescovo, ha fatto la professione ecclesiastica. Vescovo di Imola, chiamante la scuola di professione ecclesiastica del vescovo di Imola, ha fatto qualche piccola modifica, però ha tagliato qualche parola, qualche. A noi piace più quello originale di oggi, veramente. Ce l'abbiamo. Sul sito simec.org c'è questa con l'approvazione ecclesiastica, con qualche parola in meno, e questa qua, tutte e due abbiamo pubblicato sul sito simec.org. Per questione di. Dobbiamo spostarci per questione di tempo. Ora si passa al comune di Santo Rosario del Sacro. Ci mettiamo in auto. Thank you.
ci resta che pregare affinché il Signore ci aiuti ad essere degni di questa eredità. Ora recitiamo un Padre nostro in onore di Aurito, per la sua anima, e che sia da interceda presso il Padre Celeste affinché ogni giorno possiamo essere degni di essere suoi seguaci. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e noi i nostri debiti, come noi dimentichiamo i nostri debitori. Non ci sono in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Eterno riposo, buon nostro Signore, splendida di luce, che posso in pace amo. Eterno riposo, splendida di luce, riposo in pace amo. Eterno riposo, splendida di luce, riposo in pace amo. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ma che io ho il cellulare in mano. Che foto vedi? Video. Monaco, vieni qua, di due parole, dai. Di raccontare quando hai conosciuto Auriti, che cosa ti ha folgorato di Auriti, quando l'hai conosciuto e dove stavi? Auriti mi ha salvato come a tanti anni. Perché? Lo conobbi a Termo, lo presento a Pier Giorgio Andrea del Chiperisinotto, che ringrazio sempre. Ad Erchi Perissinotto storico? Grande, grandissimo, però se lo ricordo, 40 anni. E Perugia avete fondato il centro, il circolo? Ci sento la Paola e Auriti. E perché ti ha salvato? Perché mi ha insegnato, mi ha dato. Ma tutti noi giovani. Tutte, come a tutti, di Cavretà non me lo ricordo. Metà 70. 70, 72 gli anni. Per questa una memoria storica, è della prima generazione. E questa associazione allora, che cos'è? È un po' per me, perché dovremmo stare una settimana a raccontare tanti episodi, eccetera. Vissuti, no? Di ghiaccio. Ne prenda uno. Ne prenda uno. Ecco. Uno all'anno. Uno, quello che ti ha colpito di più. Beh, tante cose, sai che avrebbe un po' sottente le cose. E quello che mi ha colpito di più quando c'erano le conferenze dove da noi venivano tutti, allora sì, lo sapete tutti, no? Si combatteva in un certo modo, no? Guerre, non guerre, le bombe, si sparava, la polizia ti opprimeva. Con le cose false, tante volte, tutti attentati fasulli che davano all'uno all'altro, vabbè, ma non voglio parlare di queste cose. I tempi non sono cambiati, anche oggi succedono le stesse cose. Dico quello che ho vissuto personalmente. Certo. E Auriti ci salvò perché ci insegnò, ci fece capire. Molti di noi non capì niente, ma intuì, diciamo la verità, perché quando venne a parlare il conte Paolo Sella del Montepulci, che qua penso nessuno ha conosciuto per questione di età, in Gandana eravamo un mare di persone, c'era, però nessuno capì niente, però intuimmo che là era. Parlo per due ore quello, io sfido chiunque a sentire due ore a comprendere, non capisce niente. Però intuimmo che là era, e allora Auriti dopo, tornò, insomma, ci insegnò. Io mi ricordo nei dibattiti, che noi, non più con gli studenti, ma con i loro professori all'università, mai ho visto un professore a metterci sotto. Purtroppo accadde solo a Perugia, questo il dramma vero è stato questo, colpa nostra, questo è stato il dramma. Perché allora, la sua tesi fu scritta insieme a Auriti. No, Auriti, ma Auriti. Non me la fecero dare perché il fichero di Perugia, il rettore, insomma la scrittura. Il relatore. E lui non si laureò, Che non era una, allora, però, non era una tesi, ma era un saggio, quello voleva. Sbagliai io perché li sfidai. Tu ti sei laureato perché il relatore... Perché quel giorno, io dissi non so solo, c'è Auriti e Paolo Sella, preparatevi tutti, quindi, perché è uno scontro continuo, immaginate, no? Quello non me la volle fermare, dice fammi passare per pazzo, niente. E allora io occupai l'università, ecco la democrazia e la libertà. A Perugia non potevamo fare perché eravamo tanto scrivere. Società medica, società organica, Auriti, un'estate a Pineto, era... E dopo ti ricordi quando disse la figlia che Auriti ci ha ruciato Marotto, mo andiamo a pescare, che la barchetta era la mare mossa, che è molto 50 pesci.
infografia. E stavi scrivendo la tesi su società. Così Aurito, quindi lui avevi fatto la tesi su società mitiche. Ma dice Aurito, no, io non ho fatto niente Aurito. Quindi lei ha avuto la fortuna di non ricevere un pezzo di carta da una società massonica in sostanza. Bravo. Se dice così è bellissimo. Ma appunto. Mentre noi siamo stati costretti a subire questo affronto. Qualche altro episodio? Però la cosa più bella è quando c'erano i dibattiti, con la verità. Quello ci piaceva, perché ma non venivano da noi, è vero, questi facevamo venire, insomma. Ma è vero che i comunisti non riuscivano a capire. Mai. Però il più grande, che la verità è più grande, è stato del che per il Senato. Che dopo loro facevano 6-7 domande, e che ce lascia perdere. Io dicevo, una alla volta, no. E ha detto che no, no. Cade che non venga la politica, diciamo la verità. Anche Normanno Malacuti si ricorda di Boris Sinotti, grandissimo, questo Normanno. Sì. No, voglio dire che questo personaggio aveva un ruolo estremamente importante. Aurito, preparatissimo, era uno che allacciava rapporti, si muoveva, creava una rete, insomma, quindi tante persone sono anche entrate per merito di questo. Di questo gran personaggio, preparatissimo tra l'altro. Normanno ha scritto. No, no, parlavo di Perissinotto. Adesso grande adesso. Esatto. No, Normanno mi aveva parlato appunto di questo. E ha detto che era un oratore vero. Beh, Aurito non è che insomma era scala. No, ma Aurito però parla solo quello che voleva lui, eh. Ah, sì. Si faceva domande, ci fosse no, quel pomme dove voleva lui. Ma l'ho rindotto. Il fatto è che su certe cose non ci può essere dibattito con queste persone, purtroppo. Il dibattito è tremendo. Qua io faccio una critica generale. Vai, è tranquillo. Bisogna, siamo tra noi. Bisogna adeguarsi, però allora non è che per noi ce li inventavamo le cose, eh. C'era gente in mezzo a noi che faceva democratici, che combattere, quelli che per creare, no, per far ascoltare la gente. E se no come facevo? Tutto contro, eh? Però tutto scusa, contro. Ti chiami? Però eravamo forti all'università. Luciano, ma quei tempi la mente delle persone era meno manipolata di oggi. Oggi si fa più fatica. Effettivamente. Oggi si guarda ancora di più gli interessi, le proprie cose, ognuno guarda il suo orticello. La manipolazione ormai è diventata dilagante e quindi si fa fatica. Io dico che Aurito si è salvato. Questo è giusto, perché oggi ritroviamo quello che diceva lui tanti anni fa, che purtroppo si è concretizzato. Quindi la scelta fra il suicidio e la disperazione. Ci siamo quasi, eh. Basta avere un po' di pazienza ancora, insomma. No, fermo. Voi ne avete di pazienza. No. E adesso sono contento. No, ma ci siamo dentro. Il 90% non li conosco, quindi guarda che tanta gente c'è in giro, eh. Sì. Siamo cani sciolti, ma diciamo, siamo che la nostra forza. Ci manca un qualcosa che unisca. Io mo direi veramente a lui, presidente. No, bisogna organizzare più possibile, perché il tempo, come hai detto voi, ormai ci siamo. O è o non è, ormai è finito i giochi, le parole ormai tutti cacciano. Posso esagerare, Luciano, ma che vuol dire organizzarsi? Faccio questa provocazione, perché tanto si parla di organizzarsi. Prima cosa conoscersi, noi nemmeno ci conosciamo, parlo per me. Quindi conoscersi, poi? E poi vedere, e dopo nasce da solo, scusa. È molto difficile che nasce da solo. È molto difficile. Voi parlate partite, ci voleva distruggere perché aveva paura. Noi notti iniziamo a diventare migliaia. Ma se nascesse da solo sarebbe già nato. Luciano, se nascesse da solo sarebbe già nato. Vuol dire che c'è un qualcosa che manca, che bisogna capire cos'è veramente un'organizzazione. Se non capiamo questo, non c'è niente da fare. Si basa più sul ci troviamo ogni tanto, sul volontariato. Allora, un'organizzazione è un insieme di persone che si prefigge uno scopo preciso, che suddivide i vari ruoli, tu fai questo, fai quest'altro, che si coordina, eccetera, eccetera. Allora sì. Scusate, sono anni che tento lì, ma non ci riesco. Non ci si guadagna niente, ci abbiamo rimesso tutti. Tantissime persone, certo, che non conoscevi, da storico auritiano, che oggi ci sono tantissime persone che tu comunque non conoscevi, perché questo vuol dire che si sta diffondendo sempre più l'interesse verso Auriti, soprattutto di chi lo ha conosciuto postumo e si è stato folgorato, come è l'impressione che hanno tutti quelli con cui parliamo. Dicono tutti quanti, quando ho capito sono stato folgorato. È vero.
E siccome vedo oggi tanta gente che ci odiava, mi ricordo però, che adesso il telefono, ma avete ragione, no, da onde sono due stati, no, ma dopo il genere di farsi capire, lui, giusto, il ragazzo, vabbè, no, che tu dici una 60 anni, 50 anni, non ci fanno una cosa, e mo dico come, di tanta gente che conosco oggi, ma tanta gente, tu lo dici, perché sento, lui me lo dice, neanche se non me li stampa. Quanta gente c'è in giro che parla, no, ma io sono meravigliato, cose che non conoscevo, cose, lui conobbi qua. L'amico suo là è Stornello, poi c'è quello di Napoli, là in Mori, no, Storelli, l'avvocato Storelli, che ha scritto quel bellissimo libro. Ma c'è tanta gente in giro, ma tanti. Bene, quindi uniamoci. Paolo Genovesi, l'amico di Maurizio Blondi, un altro grandissimo, Marletta. E chi li conosceva questo? Tanti saluti da Vincenzo Angelini. Ma ce ne sono tanti. Non è potuto venire. Quindi oggi, tutti quelli di Lecce, Lecce c'è una scuola audio. Bisognerebbe rifletterci di dove, un po'. Di dove, no, che vuole riflettere, qua non è. Di dove sono? Da dove arrivo stamattina o da dove? Giù, più giù di Salerno, di origine. Di origine, quindi meridionale, regno glorioso delle due Sicilie. Vabbè, insomma, ci abbiamo parecchie storie da raccontare, parecchie ingiustizie da... Qualcuno di noi dirà la sua, come chiaro, si è avvicinato. Chi è qua è giusto, chi è qua tutti c'è qualcosa da raccontare. Luciano Pavone, grande... Invece abbiamo qua, abbiamo Gloria, abbiamo Gloria che su Auriti ha scritto anche una tesi, che io ho letto, veramente la tesi è sulla democrazia e su Auriti, ha messo insieme queste due cose. Vuoi dire due parole, Gloria? E Gloria non è propriamente di queste zone, quindi è già una conquista anche questa. Lei arriva dal nord, esattamente da dove? Poi ci dici due parole su Auriti, magari. Io arrivo dal Trentino Alto Adige. Dal Trentino Alto Adige. Sì, e ho conosciuto Auriti grazie a mio fratello che l'ha scovato su YouTube. Inizialmente l'ho ascoltato così superficialmente, per me non è stata una folgorazione, è stato il comprenderlo leggendolo che mi ha fatto capire lo spessore della persona, cioè non è stata una folgorazione da colpo di fulmine, ecco, diciamo. E grazie a un docente universitario sono riuscita a fare approvare un argomento di questo tipo e lui è venuto a mancare prima che io discutessi la tesi, quindi è subentrata un'altra persona che ha fatto la pratica di mettere la firma, ma non credo che l'abbia nemmeno letta. La mia speranza era che la leggesse, perché sarebbe importante che in università entrassero corsi di questo tipo di nuovo. Beh, però dopo tanti anni a Luciano gliel'hanno praticamente bocciata e non si è laureato, tu invece sei riuscita. Sì, quindi qualcosa forse, ma dipende dalle persone. Il mio argomento era una risposta a un testo scritto dal docente che doveva essere il mio relatore iniziale, il quale sollevava una questione, una domanda in un suo libro intitolato La democrazia e rischio usura. E io ho detto, ma non è che la democrazia, per così come è impostata, non sia rischio ma sia complice d'usura? E quindi diciamo che è uno strumento attraverso il quale si veicola l'usura. Grazie da Auriti, no? Complimenti. Grazie. Naturalmente speriamo che questa tesi possa diventare un libro. Forse c'è tanto da lavorarci, mi dice il mio. Se qualche editore magari all'ascolto che faccia un fischio. C'è un editore, vabbè, ma tanto ci riuscirà sicuramente Gloria. Vabbè, grazie a tutti, grazie di essere qua, grazie al presidente della scuola, grazie a Cosimo che ha dedicato qualche libro, gli altri non li conosco, grazie a Luciano che ci ha raccontato qualche episodio estremamente illuminante, altri purtroppo non ho il piacere, ma saluto tutti, ringrazio tutti e buon proseguimento, grande Rocco, che mi pare abbia organizzato un po' questa via, manifestazione e che sono vicino ad andare.
I popoli del terzo mondo, prima di essere dilaniati dalla fame, sono dilaniati dal debito. Noi ti supplichiamo, Madre di Dio e Madre nostra, di intercedere presso il tuo Santissimo Figlio perché liberi l'umanità dall'angoscia imposta dai padroni del denaro. Fa che sin dall'emissione ogni popolo sia riconosciuto proprietario e non debitore del suo denaro. Fa che si sostituisca finalmente alla moneta debito e alla moneta proprietà, al numero della bestia e al numero dell'uomo, e che l'umanità possa vivere tempi nuovi